Ok, rieccoci. Ok, allora, non so se l'ho detto, comunque rieccoci. E che sono veramente, mi sono veramente preso con questo gioco, non so come mai. Cos'è questa? È la bottiglia suprema. Che manine piccole che ha però. Sapete quali sembrano questi filmati? Cioè io. Cioè, sapete cosa mi ricordano? Già dal primo, solo che non volevo dirlo, diciamo per non, per vari motivi. Sembrano i filmati del Vault, di quando si esce dal Vault in Fallout. Fallout 3 sto parlando, Fallout New Vegas, ci ho giocato ma poco, quindi non lo so. Invece Fallout 3 l'ho finito, quindi lo so a memoria. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dove bisogna andare? Questa trova sempre armi, non le vedo, lei le trova. Torniamo all'armeria, dai, 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 dai. Ragazzi, ho questa brutta abitudine di ricaricare tutte le volte che uccido. Andiamocene di qua. Andiamo alla fabbrica e prendiamoci il dirigibile. Non è responsabilità nostra. Niente. Hai solo aperto una porta su questo mondo e ci siamo entrati. Ne sei sicuro? Ti ho portato in un mondo in cui Chen-Lin era vivo, o l'ho creato? Ma che ti frega? È un androazzo, è un androazzo. Dammele però. Posso entrare? Ah, ok. No, 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 che mitragliatrice. Oh, Madonna! Ma stiamo scherzando? Ah, forse ho capito cosa devo fare.
Devo andare in un punto alto. Vediamo dove riesco ad andare. Mica che palle quei cosi giganti. Ho distrutto in tempo. Ah no, però non è uno. Cioè non è un... Dobbiamo sabotare il motore e far atterrare questo posto. Cazzo. Cioè guardate voi che culo che ho io. Questo è il motore? Ok, ora si scende da qui. Wow. Avanti, Elizabeth. Cioè praticamente la missione di tutto il gioco è abbandonare sto posto, no? Cioè lo scopo finale, madonna che casino. Ah ma vaffanculo. Cazzo spari qua dentro, deficiente. Avete visto dove andate? Madonna che figata, non l'avevo ancora provata sta roba. Ma già la amo. Dobbiamo salire con quella ascensore. Sì, l'ho già equipaggiato senza vederlo, vabbè, fa niente. Con questo ascensore? Sì. Ok. Ma no, ragazzi, me lo sto mangiando sto gioco, veramente. Questa è già la 14ª puntata e sono solo 2 giorni che ci sto giocando. Vabbè, ho tempo, per fortuna. Non sfruttiamolo, no? Finché ce l'ho. Minchia, quanti superpoteri che stanno producendo. Cazzo, fa parlare da solo quello. Invece la musichetta triste. Si sposeranno probabilmente, sì. Cioè, probabilmente si sposeranno, scusate, non ho detto la frase. Ero concentrata su Parigi. Non pensavo che... Non potevi sapere che sarebbe successo. Ho avuto una parte in questa catastrofe. Se tu vuoi far finta che non c'entriamo niente, sei libero di farlo, ma... Ho sbagliato, ho sbagliato tasto. Sì, Fink? Io ho visto morire Booker con i miei occhi. Fitzroy, senti, ho le tue armi. Sono qui per il mio dirigibile. Ma il mio Booker DeWitt è morto per i Vox Populi. Tu sei un impostore o un fantasma? Il mio Booker DeWitt è un eroe della causa. Una storia da raccontare ai bambini. Tu conta chi sono.
Che bello! Siamo messi male, raga. Siamo messi male. Sta facendo bere. Ma ti uccido la famiglia, ti uccido. Dove? Dove? Cazzo. Ok. Però che a lei non fanno un cazzo, questo è il bello. Ma perché mi abbasso sempre? Schiaccio sempre la C, schiaccio invece di schiacciare la V. Oh madonna, quello ciccione c'è. Così la cecchino. Ma cazzo è atterrato questo? Su una granata? No! Ok, comunque ragazzi, per questa puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima.